Ndrangheta arrestato a Genova il latitante Pasquale Bonavota. È stato arrestato questa mattina a Genova dal ROS e dai comandi provinciali dei carabinieri di Vibo Valentia e Genova il 49enne Pasquale Bonavota, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità, sul quale gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito dell'indagine Rinascita Scott dal Tribunale di Catanzaro. Bonavota, ritenuto responsabile del reato di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di promotore della cosca omonima rientrante nella locale di 'Ndrangheta di Sant'Onofrio, era il solo ad essere rimasto in stato di latitanza tra le 334 persone ritenute appartenenti alle strutture di 'Ndrangheta della provincia vibonese, arrestate nell'operazione del 19 dicembre 2019. Le indagini, culminate con la cattura di Bonavota, sono state dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri. Pitone a spasso per serra, il sindaco invita alla massima attenzione. Curiosità e paura hanno caratterizzato il pomeriggio serrese. Un serpente, probabilmente un pitone, è stato avvistato nella zona di via Giacomo Matteotti, scatenando le immediate ricerche. Il sindaco Alfredo Barillari, subito dopo l'avvistamento, alle 15:30 circa, si è recato sul posto, dove sono giunti anche i carabinieri e i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che però non hanno trovato il rettile squamato, prontamente dileguatosi. L'invito del primo cittadino è quello di prestare la massima attenzione e di segnalare alle istituzioni eventuali avvistamenti. Aggredito presidente dell'autorità di sistema di Gioia Tauro, indagano i carabinieri. Aggredito e minacciato il presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno e Ionio, Andrea Agostinelli. L'aggressione, da quanto ha appreso l'ANSA, sarebbe avvenuta nella giornata del 25 aprile scorso, a bordo di un traghetto che collega la Calabria e la Sicilia. Agostinelli stava facendo rientro in Calabria quando, davanti a centinaia di persone presenti sul traghetto, sarebbe stato avvicinato da due persone, uno dei quali gli avrebbe intimato di non pronunciare più il nome di una famiglia di Gioia Tauro. Dopo averlo strattonato, l'aggressore gli avrebbe messo le mani al collo cercando di stringerlo contro una parete. L'ammiraglio Agostinelli è poi riuscito a divincolarsi e ad allontanarsi tra le grida dei numerosi passeggeri. Giunto in Calabria, dopo essersi fatto refertare nell'ospedale di Polistena, ha informato di quanto era accaduto ai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, davanti ai quali ha formalizzato una denuncia dettagliata di quanto era accaduto. Il movente dell'aggressione sarebbe legato a contesti legati ad attività all'interno del porto di Gioia Tauro. Sulla vicenda indagano nella massima riservatezza i carabinieri. Agostinelli, già direttore marittimo della Calabria da quasi 2 anni, è presidente dell'autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, dopo essere stato commissario dello stesso ente per quasi 5 anni. Processo d'appello su presunti mandanti omicidio Pagliuso, procuratore conferma richiesta di condanne. Nuova requisitoria del procuratore generale Marisa Manzini in corte di assise d'appello nell'ambito del processo a carico dei presunti mandanti dell'omicidio dell'avvocato penalista Francesco Pagliuso, avvenuto a Lamezia nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2016. Il PG ha confermato le conclusioni già rassegnate nel mese di febbraio, con la richiesta di condanna degli imputati e la conferma dell'ergastolo per i presunti mandanti. La nuova discussione si è resa necessaria dal momento che la Corte ha deciso di sentire, si ricorda, i coniugi Scalise e che nell'ultima udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, in riferimento alle posizioni dei prossimi congiunti. In particolare, il PG ha chiesto la conferma all'ergastolo per Pino e Luciano Scalise, padre e figlio di Soveria Mannelli. Mentre per reati diversi dall'omicidio è stata chiesta la conferma delle pene nei confronti di Angelo Rotella e Vincenzo Mario Domanico. Mentre per Andrea Scalzo il PG ha chiesto una rideterminazione a 7 anni per correzione di calcolo. La Corte infine ha rinviato all'udienza del 4 maggio per le conclusioni delle altre parti civili e per l'inizio delle discussioni delle difese. Il secondo grado di giudizio di questo procedimento dovrebbe quindi concludersi nel mese di giugno. Il processo si avvia alle battute finali. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocato Canzoniere, Chiodo, Vianello, Accoretti, La Russa, Galati, Nimpo, Gigliotti, Mendicino, Penna.
A rappresentare le parti civili gli avvocati Ferraro, Zofrea, Galeota, Staiano, Candido, Pietro e Gianfranco Agapito e Raimondi. Ministro Schillaci, mascherine restano in RSA e pronto soccorso. L'obbligo di utilizzo delle mascherine resterà nelle RSA, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei pronto soccorso, lo ha detto all'ANSA il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine della cerimonia delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale, precisando che oggi firmerà l'ordinanza in materia. La precedente ordinanza che prevedeva l'obbligo di mascherine nelle RSA e negli ospedali scadrà infatti il 30 aprile. Tribunale Lamezia dà via libera concordato su Terme di Caronte, società ora rilancio attività. Il Tribunale Lamezia dà via libera al concordato sulle Terme di Caronte. Il 20 aprile infatti il collegio fallimentare del Tribunale di Lamezia Terme, composto dai magistrati Giovanni Garofalo, presidente, Teresa Valeria Grieco e Alessia Iavazzano, giudice estensore, ha omologato il concordato preventivo di Terme Caronte S.p.A. Si tratta, e quanto spiegano in una nota, di un evento di particolare importanza per la società e per il territorio della città di Lamezia Terme, grazie al quale la storica azienda Terme Caronte S.p.A., che da oltre 300 anni opera nel termalismo calabrese, potrà continuare la propria attività, tutelando così decine di posti di lavoro. Il percorso di risanamento omologato dal Tribunale di Lamezia Terme si è reso necessario a causa delle difficoltà economiche in conseguenza della pandemia da Covid-19 e prevede un significativo ed importante piano di rilancio aziendale. Il team di professionisti, precisano infine, che ha guidato la società in questo delicato percorso di risanamento e che ha pienamente collaborato con il Tribunale e con il commissario giudiziale Rosalba Ventura, ha lavorato sotto la guida esperta dell'avvocato professore Vincenzo De Sensi, coadiuvato dagli avvocati Francesco De Sensi e Tiziano Lio per le questioni legali, dal dottor Paolo Serva per le questioni fiscali, dai dottori Gerardo Losito e Antonio Paradiso quali advisor per la redazione del piano concordatorio. Il dottore Giuseppe Costanzo ha svolto il ruolo di attestatore. Il presidente del CDA, Emilio Cataldi, nel rilevare la veloce tempistica del Tribunale e nel ringraziare i professionisti coinvolti, sta già coordinando la fase di esecuzione del piano concordatorio per come approvato dai creditori. Naufragio Cutro, scafista turco estradato da Austria. L'autorità giudiziaria della Turchia ha concesso l'estradizione in Italia di Gun Ufuk, il turco di 28 anni accusato di essere uno degli scafisti del caicco naufragato a Cutro il 26 febbraio scorso, che ha provocato la morte accertata di 94 persone, mentre una decina dovrebbero essere ancora disperse. La circostanza è emersa oggi in apertura dell'udienza per l'incidente probatorio nei confronti dei quattro presunti scafisti indagati dalla Procura della Repubblica di Crotone per omicidio colposo, disastro colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il pubblico ministero di Graz, in videocollegamento con il Tribunale di Crotone, ha informato dell'approvazione della richiesta di estradizione che entro 10 giorni dovrà essere perfezionata, per cui l'imputato potrebbe presenziare all'udienza già alle prossime udienze fissate per il 12 e 4 maggio. Questa mattina in udienza erano presenti solo due indagati, Sami Fuat, turco di 50 anni, e Khalid Arslan, pakistano di 25 anni. Non c'era invece il quarto indagato, il giovane che in un primo momento era stato considerato minorenne e nei confronti del quale l'incidente probatorio è stato celebrato davanti il tribunale competente di Catanzaro. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati 3 pakistani sopravvissuti al naufragio. Attraverso le domande del pubblico ministero, Pasquale Festa, è stato ricostruito il viaggio fin dalla permanenza in Turchia e alla partenza da Izmir. Il primo a parlare è stato Khan Azif, cuoco pakistano di 37 anni, il quale ha confermato che sull'imbarcazione Khalid Arslan aveva girato dei video promozionali nei quali i migranti inneggiavano agli organizzatori del viaggio. Ci chiedevano che dovevamo dire di essere i migranti di Ali Hassan, che eravamo sulla barca di Ali Hassan e che eravamo arrivati in Italia. Il primo testimone ha riconosciuto il turco arrestato in Austria come colui che conduceva la barca. L'altro turco era invece sempre nella cabina di pilotaggio, ma non ha mai condotto l'imbarcazione, mentre i 2 pakistani avevano il compito di tradurre gli ordini impartiti dai turchi e di tenere i rapporti con i migranti, fornendo loro informazioni sul viaggio.
confermato anche il cambio di imbarcazione avvenuto in mare aperto dopo qualche ora dalla partenza. A tal proposito, sia Khan Azif che il secondo testimone Ali Kesser, di 25 anni, hanno confermato che con la seconda imbarcazione sono arrivati sia Ufuk che Fuat, che non erano presenti sulla prima barca, dove invece si trovavano a bordo i due pakistani partiti con i camion da Istanbul. Khan Azif, che soffrendo d'asma stava spesso in coperta, ha raccontato di aver saputo dei due connazionali indagati che i turchi volevano riportare la barca ad Izmir e ha spiegato di aver visto che al momento del naufragio il caicco era condotto da un quinto scafista, la cui immagine non era presente nell'album fotografico. Potrebbe trattarsi del siriano deceduto o di quello irreperibile. Quindi ha raccontato che gli scafisti si sono lanciati in mare utilizzando come salvagente delle camere d'aria di pneumatici. Il primo a lanciarsi è stato Ufuk e poi due dei quali non ci sono le foto. Per le prossime udienze l'avvocato Salvatore Perri, che difende Khalid Arslan, ha annunciato che il suo assistito potrebbe fare dichiarazioni spontanee. Nuovi atti depositati al processo Rinascita Scott, legali, violati diritti di difesa. La presentazione di una corposa documentazione depositata agli inizi del mese dalla DDA di Catanzaro ha provocato le eccezioni di alcuni difensori degli imputati nel processo Rinascita Scott, in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme, davanti ai giudici del Tribunale di Vibo Valentia. L'avvocato Alessandro Diddi, che è anche promotore di giustizia Vaticano, in particolare nell'udienza di oggi, collegato in videoconferenza, ha lamentato che sono stati violati i diritti di difesa. Concetto espresso anche in un documento depositato. La documentazione depositata dall'accusa è composta dalle sentenze prodotte in altri processi nei confronti di imputati, verbali di collaboratori e testimoni di giustizia già depositati in altri procedimenti. Tabulati, DVD, documentazione su servizi di geolocalizzazione, di SMS sulla deposizione degli operatori del ROS di Roma, Catanzaro e del Romi di Vibo. Una mole di documenti nei confronti della quale i legali eccepiscono la nullità per violazione del diritto di difesa della produzione documentale, tenuto conto dell'esigenza, oltre che di poter visionare la documentazione, di poter esercitare il diritto alla controprova. La inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per le quali non siano presenti i file originali delle registrazioni delle intercettazioni. L'udienza, vista l'assenza di uno dei componenti del collegio giudicante, è stata rinviata al prossimo 3 maggio. In quella data vi sarà la replica dell'ufficio di procura e la decisione dei giudici. Oggi, intanto, il PM Anna Maria Frustaci ha anticipato quelle che sono le argomentazioni dell'accusa, ovvero che il materiale depositato vuole essere un'ulteriore garanzia per le difese e gli imputati, un termine di verifica messo a disposizione per amore di garanzia e trasparenza. Mi chiedo e vi chiedo, ha sostenuto l'avvocato Diddi, perché tutto questo? Perché a ridosso della conclusione del dibattimento, quando tutto poteva essere fatto a tempo debito? Perché costringervi a costringere le difese a questo incredibile sforzo, a ridosso della conclusione del processo e con il ricatto morale? Perché è evidente che di questo solo si tratta. Che siccome non c'è tempo da perdere, stante l'imminente scadenza dei termini di custodia, si deve fare tutto di fretta? Alla vigilia di un momento importante, ha aggiunto rivolgendosi ai giudici, qual è quello della decisione, in un processo che farà la storia della Calabria, non dovete sporcare quello che avete costruito, con decisioni dettate solo dall'impellente necessità di andare avanti e che vi chiedono di adottare, non curanti, delle ragioni della difesa. Operatori REM Girifalco, nonostante episodi di aggressività al personale, struttura funziona e produce risultati. Le REMS sono strutture sanitarie con il compito di cura e di custodia, gravate ancora da profondi vuoti normativi, che pongono gli operatori sanitari davanti alle evidenti difficoltà di armonizzare norme penali ed esigenze di cura e contemporaneamente alla sicurezza della collettività. La gestione del paziente psichiatrico, in particolar modo di quello autore di reato, ritenuto socialmente pericoloso, richiede particolare attenzione e impegno nel processo di cura e riabilitazione.
Sia chi tra noi aveva già una lunga esperienza in altre realtà operanti nell'ambito della salute mentale, sia chi viceversa, per la giovane età o per il diverso bagaglio formativo, si è trovato per la prima volta a contatto con questi pazienti difficili in soli 6 mesi dall'apertura delle REMS di Girifalco dell'ASP di Catanzaro. Realtà che porteremo avanti sempre con entusiasmo e impegno. Si è impegnato in una formazione specifica, approfondito lo studio della psichiatria forense, preso confidenza con gli aspetti più strettamente tecnici e legislativi e arricchito le proprie conoscenze. Abbiamo creato in collaborazione con altre REM d'Italia procedure, linee guida, protocolli e regolamenti interni. Abbiamo strutturato progetti terapeutici riabilitativi, individualizzati, ottenendo gli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti in quasi tutti i pazienti. Non sono mancati momenti di tensione e iniziale difficoltà, come accade in tutte le strutture in avviamento, ma nonostante le criticità strutturali, senza dubbio presenti e alle quali la nostra ASP sta provvedendo, continuiamo a lavorare ogni giorno per garantire percorsi di cura e riabilitazione, auspicando ad un futuro di reinserimento sociale e lavorativo dei nostri pazienti. Il nostro obiettivo è quello di creare una struttura di qualità che ci rappresenti nel lavoro di tutti i giorni, portato avanti con impegno, sacrificio, motivazione, buone pratiche e tanta professionalità, che come spesso però accade non fanno notizia e pertanto non vengono messe in luce. Gli episodi di aggressività incontrollata, scompensi psicopatologici, discontrollo degli impulsi, sono insiti nella psicopatologia e pertanto, pur mettendo in atto tutte le misure preventive al fine di ridurne il rischio, questo non può essere totalmente escluso. Si sottolinea che gli episodi di aggressività verificatesi negli ultimi mesi, che hanno portato ai seri infortuni descritti dai media e per i quali esprimiamo piena vicinanza ai colleghi colpiti in prima persona, sono espressione di un grave disagio insito in un unico paziente che è affetto da grave patologia psichiatrica. Ci auguriamo che venga messa la parola fine alla strumentalizzazione delle notizie a cui si è assistito negli ultimi giorni e che la completa messa in sicurezza della struttura in tempi brevissimi, come ci è stato assicurato, ci porti a vivere il nostro luogo di lavoro in condizioni di sicurezza e serenità per tutti gli operatori e per i nostri ospiti. E quanto afferma in una nota un gruppo di operatori delle REMS di Girifalco. Disabilità e sport ai comuni oltre 1 milione di euro dalla Regione. Pubblicato l'avviso finalizzato alla promozione di progetti a sostegno dell'inclusione attiva delle persone con disabilità attraverso lo sport. Le risorse, pari a 1.223.830 euro, saranno trasferite ai comuni capofila degli ambiti territoriali sociali, che dovranno finanziare specifiche iniziative progettuali a livello locale. Lo sport è un fondamentale motore di crescita e di educazione, ha dichiarato l'assessore regionale alle politiche sociali, Emma Staine. E vogliamo consentire a tutti, soprattutto a coloro che si trovano in condizioni di disabilità, in particolare minori, di poter praticare sport e svolgere attività ludico-motorie in sicurezza. Anche attraverso questo bando perseguiamo i processi di inclusione e accessibilità a favore delle persone con maggiori fragilità, contribuendo a superare barriere architettoniche e sensoriali. L'obiettivo è garantire interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive. I fondi sono finalizzati alla realizzazione di aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentono a tutti di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie, garantendo interazione. Inoltre sono diretti all'acquisto o noleggio di attrezzature, ausili necessari alle persone con disabilità per lo svolgimento di un'attività sportiva a sostegno dell'inclusione. La durata degli interventi progettuali sarà di 12 mesi, a partire dalla data di approvazione dei progetti da parte della Regione Calabria. Adesso sentiamo l'avvocato Luigi Aloisio in questo video, come risolvere crisi da sovraindebitamento. Buongiorno a tutti. Capita spesso che famiglie si trovino in una situazione di sovraindebitamento. Molte volte si contraggono dei finanziamenti per l'acquisto della casa, l'acquisto di beni, tipo il televisore, il frigorifero, la cucina, beni utili, però magari un eccesso di finanziamenti ha portato
ha una difficoltà ad affrontare il pagamento delle singole rate. In questi casi non bisogna ulteriormente contrarre dei finanziamenti per riparare una situazione debitoria che si è creata, anzi bisogna ricorrere a delle procedure che il legislatore ha previsto per azzerare tutto e per ripartire un'altra volta in maniera forse più oculata, ma ripartire da zero. Dal 2012 il legislatore italiano ha creato una serie di procedimenti, quindi una legislazione che favorisce questa soluzione della crisi da sovraindebitamento e ha creato quelle situazioni per costringere anche, se si è incolpevoli di questa crisi, costringere i creditori ad accettare una soluzione della situazione debitoria che si è verificata nel contesto della gestione di quella famiglia. Cosa fare? Non ricorrere ad altri finanziamenti. Questo porterebbe addirittura a una colpevolezza che potrebbe non consentire di ricorrere invece delle procedure per superare correttamente la crisi. Bisogna andare a un professionista che è competente in questa materia, che si chiama proprio crisi per superare, procedure per il superamento della crisi da sovraindebitamento, e quindi poi rivolgersi con il professionista ad un organismo di composizione della crisi che nominerà un gestore, il quale a sua volta aiuterà il debitore o i coniugi sovraindebitati per proporre delle soluzioni di superamento della crisi ai creditori, quindi una percentuale del loro credito da pagare in determinate rate, e quindi con l'aiuto del gestore iscritto presso il Ministero della Giustizia, formulare quelle ipotesi che fanno ripartire da zero il sovraindebitato. Questo è il rimedio esatto e corretto. Detto questo, che cosa succede? Succede che molte volte le banche stesse, i finanziatori in generale, sono ostili a dare facilmente la possibilità di falcidiare i loro crediti e pagare per esempio una percentuale del 30-40%. E allora cercano di spostare la colpevolezza della situazione debitoria sullo sovraindebitato. Ma sarà cura sia dell'avvocato sia del gestore far sì che questo non si verifichi. In un caso che ho seguito io come gestore di una crisi da sovraindebitamento di una signora, il Tribunale di Catanzaro ha ribadito un concetto molto importante, confermando il piano che io avevo aiutato a formulare e che era stato regolarmente omologato. Il Tribunale cosa fa? Fa una tirata d'orecchie agli intermediari finanziari e dice che cosa? Voi dovete essere coloro che non creano il sovraindebitamento al debitore, anzi lo dovete saper consigliare, quindi dovete essere i professionisti che non devono ulteriormente sovraindebitare a garanzia dei debitori, a garanzia dei creditori e a tutto il sistema economico generale. E per fare questo non vi dovete basare sulle dichiarazioni dei debitori, ma dagli accertamenti nelle varie banche dati. Anzi, dovete aiutarli
a consigliarli a non sovraindebitarsi, ma a ricorrere semmai a delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento. Quindi non ricorrere agli usurai, non arrivare a gesti estremi, ci sono dei sistemi di superamento della crisi da sovraindebitamento che vi consentiranno di gestire nel migliore dei modi la vostra situazione debitoria. Grazie e alla prossima. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Strade provinciali di Catanzaro, un vero colabrodo. Guardate queste immagini. Dopo svariate segnalazioni alla nostra redazione, ci siamo recati sul posto per vedere con una nostra troupe le condizioni della strada provinciale che da San Vito sullo Ionio attraversa la frazione di Pirivoglia e della cittadina di Chiaravalle e anche delle zone rurali della cittadina delle Preserre Catanzaresi. Una vera vergogna per chi transita questa arteria, in quanto ogni 5 metri ci sono buche spaventose, sia per gli automobilisti che per i centauri, in quanto il pericolo è costante. Come avete potuto vedere dalle immagini, una decina di centauri si sono fermati per ringraziarci del servizio che stiamo facendo. Una vita non può essere spezzata per le tante buche che si trovano sull'arteria. Eppure sono tanti i tecnici che su questa arteria passeggiano. Inoltre vi lasciamo vedere i tanti muretti caduti e mai sistemati e guardrail che rappresentano un vero pericolo. Noi invece diciamo una vera vergogna, nella speranza che il presidente della provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, intervenga subito con i suoi collaboratori e ripristini il manto stradale prima che ci scappi il morto. Noi ve l'abbiamo segnalato, il pericolo sta a voi eliminarlo. Thank you.
Continuano i progetti dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro. Ci troviamo nell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro con la dirigente scolastica, dottoressa Maria Carmen Aloi. C'è stata di recente la giornata dedicata alla terra, con una manifestazione molto interessante, con la presentazione di un libro della scrittrice Anna Grillo, che parla di tradizione, adesso ce lo dirà la nostra dirigente, e poi la presentazione di un documentario del giornalista Francesco Brancatella. Una giornata emozionante? Sì, una giornata molto bella a cui hanno partecipato le ultime classi della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto e alcune classi dell'industriale dell'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari con cui lavoriamo insieme su queste tematiche. È stata una giornata molto interessante in occasione della giornata internazionale della Terra che ha visto protagonisti insieme ai ragazzi il reporter e giornalista della RAI Francesco Brancatella, che ha discusso su alcuni documentari da lui stesso elaborati in Amazzonia e la scrittrice nonché docente Anna Grillo, che ha affrontato alcune tematiche legate alla tradizione e alla storia della nostra regione, che è ricca di spunti in tal senso. Quanto è importante, secondo lei, far conoscere ai nostri ragazzi, già da questa età, della scuola secondaria di primo grado, proprio le tradizioni dei nostri paesi affinché non vadano perdute? La giornata internazionale della Terra è stata per noi uno spunto importante per far capire ai nostri ragazzi che le nostre tradizioni, il nostro patrimonio culturale, sono un aspetto fondamentale per costruire un futuro diverso. Si parla tanto di sostenibilità, laddove la sostenibilità non esclude, anzi, deve essere basata sulla riscoperta e sulla valorizzazione delle nostre tradizioni. Si sta ritornando al passato con la riscoperta delle risorse del nostro territorio, e questo è un valore importante che va comunque trasmesso, anche perché molte volte i ragazzi tendono a forse anche a vergognarsi di quelle che sono le nostre tradizioni contadine, ma in realtà rappresentano un nostro patrimonio, un patrimonio da cui partire. Non dobbiamo dimenticare che la Calabria e Nicotera sono al centro della dieta mediterranea, che è un patrimonio immateriale dell'umanità dichiarato dall'UNESCO, e quindi questi sono i valori fondanti su cui anche la scuola deve lavorare per un futuro migliore. E possono essere anche un futuro a livello economico. Certo, un'alternativa e una modalità nuova anche di vedere i diversi sbocchi professionali, perché ormai la nostra regione ha bisogno di altre professionalità, non le classiche professioni per le quali molte volte ci sono anche esuberi, numeri eccessivi. Per cui è giusto dare un valore, un peso a tutte, anche ai diversi indirizzi scolastici. Noi abbiamo collaborato con l'Istituto Industriale, che rappresenta una scuola di valore come tutte le scuole professionali, quindi bisogna superare anche quel pregiudizio che purtroppo nei nostri territori si è avuto sugli istituti professionali, che invece rappresentano un valore aggiunto anche al nostro territorio. Inizio di un viaggio. Tutte le mattine percorro svariati chilometri, passando dal mare alla montagna. La solitudine e il tempo di percorrenza mi consentono di immergermi nel paesaggio e di riflettere su ciò che mi circonda. La mia terra è una terra baciata indubbiamente dalla fortuna. La natura è stata generosissima nell'elargire doni. L'indiscutibile bellezza cittadina di Soriano, luogo di storia e cultura fin dai tempi più remoti. I boschi immacolati delle serre, la Certosa, il Duomo, le acque che sgorgano fresche dalle fonti tra gli alberi, i grappoli di ciclamini che fuoriescono dai tappeti di foglie dei colori unici, il muschio verde brillante che si arrampica lungo i tronchi di abeti e castagni. La Calabria, a mio modesto parere, è un territorio vitale e dalle inestimabili ricchezze, capace di stupire e fare doni ineguagliabili a coloro che decidono di attraversarla e comprenderla con occhio puro e privo di preconcetti.
La Calabria è la terra dei grandi personaggi, Gioacchino da Fiore, Tommaso Campanella, Umberto Boccioni e tanti, tanti altri. La Calabria non è semplicemente folklore, è musica, colori e profumi dei pianti, ospitalità di un popolo generoso e caparbio, che nonostante le innumerevoli pressioni ha sempre trovato la forza di ricominciare. Roberto Virgilio, secondo G, una donna e la sua terra, tratta da Ebri Danzatori al Calare del Sole. Una donna e la sua terra, impettita e solitaria, con il suo carico avanzava, lo sguardo rapito da un'alba trionfale in una mattina d'estate. Andava fiera verso l'arsa terra, solcata da un lieve sudore mentre il giorno la sorprendeva. Curva, con magnifici frutti tra le mani, getti serpeggianti e indisciplinati, orti profumati, fichi svuotati da becchi voraci ed eserciti ordinati di formiche laboriose. L'uscio ombreggiato accoglieva, nei pomeriggi, caldi e assolati, il suo lungo silenzio e il cuore stridente, le mani leggere sul ventre e le gambe abbandonate a un lieve maestrale, mentre il sole, spavaldo, si gettava veramente al mare. Il sapone di casa. Per sbiancare i panni grezzi, spesso molto sporchi perché il bucato non si faceva tutti i giorni, la massaia si recava dal fiume alla fonte più vicina, ma non per sgrassare e pulire quei ruvidi panni, era necessario del buon sapone di casa, che lei stessa faceva di tanto in tanto. Nelle famiglie povere non si gettava proprio nulla, anzi, ogni attività aveva il compito di trasformare e conservare tutti i prodotti. L'olio era veramente speciale, infatti anche quello fritto andato a mare veniva conservato e insieme ai residui, i fondi delle giare, a Murga, venivano usati per produrre dell'ottimo sapone. Quando la massaia aveva olio a sufficienza, allora faceva il sapone, ma non tutti lo sapevano fare bene, perché richiedeva esperienza e abilità. Per questo spesso si chiamava in aiuto o si chiedevano consigli alla massaia che, per reputazione, era la più esperta. L'olio che sapeva di arancio, acre, acido, si versava denso, cupo e giallognolo nella caldara, pentolone di rame nel quale si riscaldava grazie al fuoco lento che la massaia alimentava. Mentre le vicine, curiose, col fare esperto, si avvicinavano con occhi vispi e attenti, mani sui fianchi, scontando nel recipiente, sentenziando, perché ognuna usava stratagemmi, trucchetti e accorgimenti che aveva rubato o le erano stati confidati. All'olio riscaldato si aggiungeva l'acqua misurata e la corrispondente quantità di soda caustica, pesata benissimo e sciolta in acqua fredda. Intanto la massaia girava lentamente con un bastone, non senza aver prima fatto il segno della croce, recitato frasi scaramantiche e fatto tutti gli scongiuri necessari. Un procedimento, questo, carico di bellezza e quasi magico, capace di trasformare quel liquido marroncino in una sostanza densa, solida e infine bianca e profumata. Quando il bastone, al centro della caldara, stava in piedi senza cadere, il processo era andato a buon fine. Invece, se non quagliava, cioè non solidificava, qualcosa non era andato bene. Se tutto era terminato bene, si lasciava riposare un paio di giorni. Poi si tagliava e si conservava gelosamente all'asciutto. Se non si era solidificato, si aspettava un po' e si rifaceva. Intorno agli anni 50, il rito del sapone fatto in casa scomparve. E chiudiamo con un appuntamento. Tutto pronto a Montauro per la giornata del 1° maggio organizzata dalla Proloco.
Si parte alle ore 11 con il torneo dei bambini, con musica e con lo spettacolo Trampoli e Giocoleria, con l'artista Johnny Rope. Degustazione culinarie, birre e bibite. In serata il concerto alle ore 21 di Cece Barretta, alla fine estrazione dei premi della lotteria. La Proloco di Montauro vi aspetta numerosi per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento.